Bentornati amici degli San Antonio Spurs. Bentornati amici degli San Antonio Spurs o Degli dei San San Antonio Antonio. No, Spurs? degli San Antonio Spurs, Un perché io San sono Antonio Spurs. volutamente dislessico. Va bene. E ora lui che bella maglietta sagomata malissimo che ha. Abbiamo un buon record 3-1 per adesso e io direi di catapultarci verso quello che sarà il 3-2 perché giochiamo il Ma Golden State non è. Ma Warriors. beh, ma con le Seed Warriors privi di numerose assenze. Beh, qua mi sei piaciuto. Ma chi è questa? Ma non lo so, ma chi? Come si Come ti permette? senti alla grande? Ma sei una guardia? Ma è impazzito Perché questo. sarà in diretta naturale, devi spaccare. Le altre partite NBA non le fanno vedere ovviamente, solo Ma chi era questa. quello? Ma che ne so? Sì, conosci tutti, ma non ci ha presentato nessuno, Ma che gente figurati. gira nello spogliatoio? Devi costruirti un'immagine Ma è addirittura. Bravo, saltata questa? rimani coi piedi per terra. È che è difficile poi che non ti stoppino se non salti mai. Beh, effettivamente. Non c'è Beh, no, niente da ma io provo a giocare riflettere. male, ovviamente. Sì, è il mio scopo sin dall'inizio. Wow, c'è un intro più accattivante. Sì. Che bella. Che C'è una bella musica, questa. l'atmosfera che voi non potrete sentire, ma è molto coinvolgente. Sì, meno coinvolgente il fatto che Ziggurat fosse sfocato mentre entrava in campo. Perché è talmente veloce che la telecamera non riesce a metterlo a C'è una fuoco. sessione di tiri da Che figa, fare. voglio fare assolutamente. Ma che Guarda che figo! è? Sbaglio clamorosamente tutti i tiri. Di Ah, ottima idea questa comunque. tirare dritto canestro? Ma c'è Bellinelli con noi, non ha mai giocato però. Sì che c'è il bellow. Ma non l'ho mai Yeah, visto in bellow. campo. Vabbè, io direi di fare l'ultimo tiro e poi terminare questa sessione inutile. Beh, è bella l'idea però. Sì. È molto realistico, coinvolgente. Anche il fatto che sbagli tutti Sto i tiri. sbagliando assolutamente tutto. Si parte con Poeltl contro Partiamo boh, bene. tizio anonimo. Sarà Luni. Noi giocheremo questa partita secondo te? Ma sì, sicuramente siamo i go-to guy. Entriamo a mancare D'Angelo Russell. Mi raccomando, dagli qualche legna anche da parte mia. Sì, visto che è uno dei Allora, giocatori che proprio. Curry si becca una stoppata. Che schifo i numeri che erano sulla parte dietro delle Ah, siamo entrati canotte. subito a 2 minuti e 30 alla fine del primo quarto, non è male. Siamo sotto di tre. Mi prendo subito un In tiro. faccia a Curry che lo guarda perplesso Ho ancora. tirato Cioè? in modo mellifluo, però. Non lo Bravo. Ma che culo, Green. so. Hanno cambiato ora. Ma che numeri hanno? Me ne sono accorto Sono adesso. orribili, te l'ho Avevi detto detto. subito tu, tra l'altro. Thompson mette una tripla. Klay Thompson. Io chiederò Ziggurat. un blocco alla Marcus. Bravo. La Marcus è l'unico che riesce Guarda a dai, fino in fartelo. fondo. Viene stoppato di cattiveria da Jamal. No. Non è Jamal? No. E chi è? Anche Non lo so, ma uno che assomiglia a Jamal. perché tanto gioca i Lakers, mi dicono dalla Sì. regia. Bravo regista. Pagato fior fiori quattrini il nostro regista, però ogni penny è ben speso. Gay, prova a farsi spazio. Gran giocata poi di Dillo. quell'altro. Non riesco a Ah, è Cauley identificare. Stein il tuo amico che A assomiglia a Javal. Javalone. Chi è quello che sto marcando secondo te? Non lo so perché ha un numero illeggibile. È un Sì, nome altrettanto noto. illeggibile. Adesso gliela passeranno, penso. Ma non so, Spellman. Un uomo Prova a perdere abilissimo palla. nel pronunciare i nomi dei compagni. Ancora verde, Thompson tira da tre a caso. Bella pirouette di Forbes. Senza assolutamente un cacchio di motivo. Dammela che sono solo. L'egoista Forbes gliela dà solo quando Ziggurat è marcato. Il risultato è un Sì, il ferro. risultato anche mi ha ucciso. E poi lo stesso Forbes non se la mangia da un È metro. Burks. Proprio lui. Passa. Che giocata! Sì, grande giocata direi. Ziggurat, è freddo. Prova a ragionare. Ragiona buttandosi dentro a caso. Sbagli ancora una volta. È un Ziggurat in seria difficoltà. Entro a marcare Klay Thompson e qua cambierà sicuramente Sicuramente tutto. migliorerà la cosa perché Klay Thompson in difesa ti lascerà un po' più di spazio. Ma non credo, bravissimo a difendere Klay Thompson. Per fortuna che mi aiuta il mio amico Murray. Grande Delonte Murray, no, DeJounte Murray si chiama. Wow. Chiameresti tuo Steph. figlio DeJounte? Io sì. Assolutamente no. Rudy Gay vola a rimbalzo. Rudy per DeJounte. La Marcus. Vediamo se qualcuno si muove in maniera interessante o se mi No, sono lasciano. tutti piantatissimi, ma Modric ti porta un buon blocco.
Zigurat si butta dentro, appoggia il tabellone. Come solo lui non riesce Zigurat a fare, evidentemente. Thompson dall'altra parte, un'altra tripla che sbaglia, è incredibile. Stavolta è errata. Rudy Gay va per vie centrali, 3 contro di lui, sfonda. E riesce a guadagnare il fallo contro Steph Curry, rischia di perdere palla. Steph Curry scarica difensivamente su DeRozan, ne sa. Ma mi marcano benissimo. Sì, pur essendo... Hai visto come mi ha accorciato velocemente? È uscito molto rapidamente, avrà 100 in velocità Curry. 2 secondi, Curry prende una tripla che ha fatto altre volte in passato, questa volta non ce la fa. Finisce il primo tempo ed è molto triste per Hans Zigurat. Beh, sono 7 punti di distacco, però c'è ancora possibilità di rivalsa. Allora, Zigurat che si deve concentrare sul far giocare bene i compagni, perché contro Golden State non è che puoi pretendere di fare 100 punti. Decisamente no, vediamo quando entrerò in campo per capire cosa potrò apportare. Altri errori. 15 punti. Ah, sono diventato duro. Ma come ci stiamo sbracciando io, Thompson? Vai, voglio un pugno, vai, destro, destro. Ma che brutta animazione. Non lo so, ma lo sto tenendo incastrato e questo va bene. Sì. Spellman. Spellman, gran finta di Ascella, poi si gira. Si gira ancora. Ancora Thompson. Una volta. Non è finora pericoloso, arriva la tripla di Burks. Sotto la Spellman, poi Burks. Riesce finalmente a prendere un rimbalzo. Con calma ora, punta. Sa che... È una la bella chiave palla. È girare il pallone. Sì, sei libero, ma chiudono bene. Gran palla! Palla per Rudy Gay. Rimbalzo e assist per lui questa volta. Cioè, Colin Stein addirittura si prende la libertà di pareggiare. Poi Spellman. Ancora Spellman. Ripete tutte le lettere del nome del suo avversario. Poi scarica fuori per Thompson. Che sbaglia la tripla. Ancora rimbalzo a Zigurat. Zigurat sta crescendo. Poi tenta un passaggio a tutto campo. Fortunato però, non guadagna la palla persa. Poi può entrare da solo. E sono anche 2 punti appoggiati in questo contropiede. Bel blocco qui. Forbes, un pallone omicida. Un pasticcio quasi di Forbes. Bella palla di Gay. Questa chiamata è una questa da volta. Però peccato. Sfortunato. Però era un buon tiro questo. Thompson ne attira 2 su di sé. Scarica per un Russell selvaggio. Un secondo tira. Prova il tiro finale. Sbaglia. Beh, dai, meglio di prima per sì, adesso. Sì, è cresciuto, un po' di fortuna, però ha fatto... Ci vuole anche quella, un po' di rimbalzi, parte. Un assist, 2 punti. Finisce la partita, 21 punti presi. Purtroppo non sono più rientrato e non ho avuto modo di dar continuità a quel... Non hanno creduto in Zigurat, chissà come mai, forse per i suoi 2 punti. Quel momento frizzantino che ero riuscito a portare, poi non sono riuscito a dargli seguito. Il Golden State vince con queste maglie orribili. Attenzione, ci sono delle critiche. I bambini insultano Zigurat. Dice: nessuno ti conosce, non sei nessuno. Zigurat si gira e gli spacca la faccia. Beh, mi sembra giusto. Insulta di sposso. Insultiamolo di cattiveria. Vai. Oh là. Guarda come zio Fester prova a fermare Galliani. Abbiamo guadagnato tifosi insultandoli. Beh, mi sembra giusto. Gli insulti piace vanno questa molto cosa. Di moda. Ragazzi, un'altra partita molto difficile che si prospetta un'altra perdita, perché incontriamo i Los Angeles Lakers. Ma c'è solo LeBron. È sufficiente. Anthony Davis. È sufficiente. Vabbè, vedremo se riusciremo a avere la meglio della squadra. Direi di catapultarci di subito allo Staples Center. LeBron contro DeRozan. Chi vincerà? Ma chi lo sa. Vediamo. Se si mettono le mani addosso, potrebbe non vincere nessuno. Io simulerei subito fino al mio subentro. Se sei d'accordo, simula fino al subentro. Gli Spurs se la cavano bene. Sono sopra di 4. Ho un sopra 2 di 4, minuti dal termine. Io marco un Danny Green selvaggio. Un altro non facile da marcare, soprattutto da fuori. Però diciamo che dovrebbe essere un po' fuori dal gioco rispetto a una marcatura su un LeBron o su Rondo. Si lancia dentro con la mossa che lo ha reso famoso. Anthony Davis vola a rimbalzo. Poi viene schiaffeggiato là dietro da Poeltl come un pivello. Guarda che passaggino che ti caccia tutto campo. E Jerry White entra. Una Zigurat che è entrato con lo stesso piglio con cui aveva fatto la seconda parte di tempo contro i Golden State Warriors. Mills, ma che come si muovono male. Però bella smarcatura per una brutta tripla. Devo aumentare tripla. Un po' il tiro da tre, perché ho diverse triple da libero e le sto sbagliando tutte. Forse lei è da libero proprio per quello. Può essere. LeBron lotta a rimbalzo e guadagna il fallo di Tyrus Lyles. Tenta il tiro. Che brutto tiro.
Giocano veramente male questi Spurs. Sono già tornato in difesa, però. Caldwell Pope. Chiede palla e poi probabilmente la restituirà. Ancora anche perché sennò non giochiamo più. C'è Howard ha ricevuto in punta. Sì. C'è qualcosa che non va, secondo me, nei movimenti di questo gioco, comunque. LeBron si svita, io salto bene. Vai, marca LeBron in post. Perde l'uomo, ma era voluto. Scusa, c'era LeBron contro un piccolino, sono andato ad addoppiare. Il mio uomo era in un punto cieco, cosa devo fare? Non ti capiscono loro. Devi lasciare il mismatch. Chiaro. Si beve Rondo. Poi rischia di prendersi il fallo, invece no. Brutta scelta di tiro, vabbè. Beh, vabbè. Non puoi far contento il PC. Decisamente no. Finisce il primo quarto e c'è un brutto Ziggurat ancora una volta. Rientra Ziggurat con di nuovo i San Antonio avanti di 9 punti. Senza di lui hanno rifilato un sonoro parzialone. Sì, poi però entro con lui in campo iniziano a volare di tutto. Up, volano gli stracci dei San Antonio Spurs. Ancora Lies, l'uomo che non mente mai, per Mills. Aldridge servito. Certo che se devi fare queste giocate veramente, Aldridge, sei pessimo. Tempismo. Però gli diamo il beneficio del dubbio perché è sempre stato il migliore in campo. Rondo, sì, con la sua giocata tipica, la penetrazione in mezzo. Rondo fino in fondo, direi. Bravo. Sono da solo, se me la passi, amico mio. Un po' passatela prima di arrivare nella sua mattonella, a quanto pare. Ancora lotta con Caldwell Pope. Però poi la palla è nostra, per fortuna mia. Aldridge. La gira per DeRozan. DeRozan non ha messo una tripla all'inizio stagione, ma continua a provarci. Bravo. Perseveranza. Bravo Domar. Stavolta sono contro Rondo in questo mismatch che si preannuncia una carneficina per me. Rondo che è diventato un animale da punti, a quanto pare. Sì, e che però va in post basso, per mia fortuna. Caldo il pop, ci prova anche la 3. Ziggurat la passa. Sovrastato da Anthony Davis, purtroppo. E torna al parzialone di 10-0, grazie. Torna Ziggurat e tornano anche le cose a caso degli Spurs, da dire, però, perché... Quando tu non giochi non puoi vedere cosa fanno, quindi loro giocano bene. Ma Lyles, se me la passi, sono solo. Bella entrata qui. E poi però gli tocca ancora Caldwell Pope. Ah. Palla persa, vabbè. Allora Pope. Ditelo che non posso fare nulla. Kuzma per Caldwell Pope. Stoppato questa volta dal buon Aldridge. Finisce il primo tempo. Rientra marcando LeBron James. Senza Ziggurat gli Spurs sono tornati nuovamente in vantaggio. Sì, ma poi mi fanno rientrare marcando LeBron. Se riusciranno. Allora ditelo che non posso fare nulla. Tanto, senti di marcare LeBron, dai. Sì. È marcato Rondo. Io sono nato per marcare LeBron. Ma questo gli faccio il blocco, me la passa? Lo ha letto male. Evidente. Pensavo volesse tirare la sua schiena fortissimo. Ho fatto i 3 secondi offensivi. Inesperto qui. Ziggurat in confusione completa. Ziggurat in post non è proprio il suo mondo. No. Il basket non è proprio il suo mondo, diciamo. La muratura è difficile. È difficile finché hai le caratteristiche bassissime comunque. Adesso marco Dwight Howard. Mi sembra perché? Giusto. E gli faccio pure fallo. Non essere violento col povero di Dwight. Di nuovo Ziggurat su Dwight Howard, non ho capito che cambi ci siano stati. Non te la senti di mancare Dwight Howard? Sì, ovviamente. Non gli puoi rubare palla, Dwight Howard ha un ottimo possesso palla. Ma io l'ho fatto perché sapevo che segnavo i liberi, chiaramente. Bel blocco su LeBron. Chiama la palla. Forbes sceglie invece un tizio fuori dall'inquadratura che è Rudy Gay. Forbes si arrota su Ziggurat. Se stesso torna indietro quasi a metà campo, vede Ziggurat, poi Ziggurat deve prendersi un altro tiro forzato, non lo giustamente farà. Lo scarica buon su... movimento di palla, lo passa da uno a tre quarti campo. Ci sono dei giudici che valutano in maniera erronea i movimenti di Ziggurat. Se scarica un pallone a 0-2 dal termine diventa un buon movimento di palla, se si prende il tiro cattivo tiro perché puoi tenere la palla, ovviamente se tieni la palla è la palla persa, quindi non puoi far bene. Passamela a Lyles, ti fa un blocco sul vuoto anche tra l'altro, poi però gli faccio un buon passaggio e lui la perderà malamente. Ma che finta fa? Che ma finta io non, era non sono proprio il neanche convinto di volerlo sapere. Ora lo stoppate, giuste peraltro. Poi Forbes. C'è il rimbalzo offensivo di Ziggurat. Gli schemi di Popovic si vedono in questa partita. Sì. Rondo da 3. Cose.
Ziggurat che... taglia fuori bene. Sono molto più forte al rimbalzo che non tutto il resto. Ma succedono cose che non si sono mai viste. Dai, Carol, passami la palla. Howard riceve in punta. Tu che marchi alla grande. Chiede un blocco improbabile. Bel blocco, prendi questo tiro. Vabbè, ma non prende neanche il rimbalzo. Cioè, come ha fatto a prendere il rimbalzo Causis, che era quello che mi aveva marcato in fase di entrata? Guarda che difesa. Sono ridicoli, cazzo. Non è mica colpa mia questa, veramente. Però 4 secondi alla fine. Ti scaricano un tiro che tu scarichi di nuovo. Bravo, hai capito come si fa? Io non prendo questo tiro. È quello che dice Ziggurat. Vieni premiato, l'allenatore lo metterà in campo per sagge scelte. Guarda che stoppata che si è presa del blocco. Allora, Causis finisce la partita con il solito Ziggurat in panchina, no, e la solita persa 14. Dei Lakers. Incredibile. La regola di Ziggurat fuori Spurs in vantaggio non funziona. Funziona solo fino al quarto quarto. Ancora una volta criticato, vediamo. Siete in grande forma. Questo giro li meniamo direttamente. Ma in grande forma, ne abbiamo perse due di fila. Ancora una volta Ziggurat viene abbandonato a se stesso e torna mestamente negli spogliatoi. Non puoi anche insultare nessuno? Ragazzi, è stato un brutto gameplay. Ma la prossima partita giochiamo contro gli Hawks, quindi si spera dobbiamo di vincerla. Dobbiamo rifarci, quindi non perdete il prossimo gameplay. Non perdiamo neanche noi, perché voglio vincerla. Anche se non gioco, guardo e commento solo. Ma però... sarebbe una cosa diversa vincere.